trovati a tutti i telespettatori di edili.com. In questa seconda puntata parleremo di tante cose, tra la sicurezza in cantiere, grazie ai consigli dei nostri allievi FP dell'Istituto Professionale Edile di Bologna, e dei materiali per l'edilizia, ad esempio il legno, un materiale ecosostenibile ma che non vede tutti d'accordo. Scopriremo il perché, vedremo alcune caratteristiche proprio di questo materiale e sfatteremo alcuni falsi miti. Vi consigliamo come sempre di seguirci per scoprire tante cose inerenti al mondo dell'edilizia. Ci troviamo a Castel San Pietro Terme, in via Emilia Ponente, in un cantiere di nuova costruzione, precisamente ristrutturazione edilizia con demolizione e ricostruzione ai fini del super bonus 110%. Come potete vedere, il cantiere è completamente realizzato, è proprio ora in fase di realizzazione, con struttura portante in legno. Perché il legno? Perché il legno è sinonimo di leggerezza, rapidità, esattezza e natura. Il legno infatti è il materiale più antico che l'uomo ha utilizzato per le costruzioni, proprio perché è la natura stessa che ce ne fornisce in grandi quantità. Che cosa vuol dire leggerezza? Il legno è prima di tutto un materiale leggero rispetto agli altri materiali tradizionali di costruzione. Pensate che il cemento armato pesa circa 2,5 tonnellate al metro cubo, la muratura circa 1,8, in legno siamo dell'ordine di mezza tonnellata al metro cubo. Leggerezza vuol dire anche per noi ingegneri avere una struttura molto duttile, molto resistente anche alle azioni sismiche. Infatti l'azione sismica è direttamente proporzionale alla massa di un edificio, quindi più l'edificio è leggero e meno è l'azione sismica che lo investe. Analogamente le strutture di fondazione, che risultano essere meno robuste rispetto a una costruzione tradizionale proprio perché pesa meno. Rapidità. La rapidità vuol dire che il legno, rispetto ai metodi di edilizia tradizionale, è veloce. La velocità significa abbattere i costi e i tempi di cantiere. Un edificio in legno viene eretto, come potete vedere, in pochissimi giorni. Pensate che ieri sono arrivate le prime pareti portanti, oggi il primo ordine di murature è quasi tutto posato. Vuol dire impiegare meno tempo di noleggio dei ponteggi e delle gru. Quindi tutto questo a favore della riduzione del costo del cantiere. Cosa vuol dire esattezza? Esattezza vuol dire che la struttura in legno è una struttura a tutti gli effetti prefabbricata. Voi potete vedere che le pareti sono già dotate delle aperture, di tutti gli intagli necessari per poter assemblare in cantiere i singoli elementi strutturali che fissati tra loro costituiranno la costruzione e quindi l'edificio e la casa finita. Infine, l'importanza della natura e della bioedilizia. Pensate che per produrre una tonnellata di cemento servono circa 115 kg di petrolio al fine di ottenere in kilowattora l'energia necessaria per la lavorazione. Una tonnellata d'alluminio richiede circa 8,5 tonnellate di petrolio. Il legno, dai 5 ai 23 kg di petrolio, è possibile lavorare sia legno massello che legno derivato. Un altro punto importante della casa in legno è inquinare meno. È biosostenibile, perciò tutti i materiali che mettiamo all'interno sono tutti materiali naturali, come i cappotti in fibra di legno o in lana di roccia. Questa abitazione sarà alimentata da un impianto fotovoltaico, in cui lei riesce a far funzionare tutto col suo impianto fotovoltaico. Cioè il suo accumulo, non abbiamo bisogno di combustibili fossili per scaldare, raffrescare, vivere dentro questa casa. Perciò saremo autonomi. Questa casa non inquinerà. Questo è uno dei punti importanti, ma inquina meno anche nel cantiere. Non abbiamo cemento in giro, non abbiamo nessun materiale tossico che sia qui attorno al cantiere. Infatti è veramente una casa sana, si vive meglio in questa casa perché sono fatte così. Dall'altro lato, tutti i materiali che verranno messi sia all'interno che all'esterno di questa abitazione saranno sempre in bioedilizia, cioè significa impatto zero. Questo è il nostro obiettivo, l'azienda sta puntando su questa cosa.
Ragazzi, coprite le orecchie, la sicurezza è importante. Come nasce un edificio in legno? L'edificio in legno si basa prima di tutto su una giusta, corretta progettazione che deve essere fatta in sinergia completa tra progettista architettonico, progettista strutturale e progettista degli impianti. Vi spiego il perché è importante la sinergia. Questo è un semplice modellino di un edificio in legno, scatolare. Non c'è da rimanere meravigliati perché l'uomo primitivo costruì le prime capanne su una cellula base che era proprio un semplice quadrato. Quando si progetta un edificio in legno, la prima cosa da pensare è che si tratta di un edificio a tutti gli effetti a pareti portanti. Quindi vuol dire che ai fini di una corretta distribuzione dell'azione sismica, nelle pareti c'è la necessità di avere pareti portanti in entrambe le direzioni, quindi garantire il più possibile una forma dell'edificio scatolare e possibilmente regolare. Vi faccio un esempio. Come vedete, ora l'edificio è costituito da quattro pareti portanti e da un impalcato. Supponiamo che improvvisamente vengano a mancare due pareti, per esempio questa e la parete opposta. Il solaio è sostenuto perfettamente a carichi verticali dalle due pareti rimanenti. Ma vediamo cosa succede durante l'azione sismica. Se l'azione sismica arriva in questa direzione, quindi è parallela al piano delle pareti, queste pareti sono in grado di resistere alle sollecitazioni di taglio e di ribaltamento. E infatti, tramite della carpenteria metallica, e qui ho riportato un esempio, è possibile fissare le pareti portanti alle fondazioni o agli impalcati successivi proprio per impedirne il ribaltamento e lo scorrimento della parete. Il problema nasce quando invece l'azione sismica colpisce ortogonalmente al piano della parete, perché non trovando resistenza dalle parti opposte, l'edificio tende a ribaltare e a collassare. Quindi questo esempio riporta proprio il caso di un edificio non scatolare, quindi non correttamente progettato per essere a pareti portanti. Le cose invece ovviamente cambiano. Infatti, garantendo la scatolarità, innalzando quindi le due pareti mancanti nei lati che abbiamo rimosso prima, l'edificio presenta correttamente pareti portanti in entrambe le direzioni. A garantire la duttilità dell'edificio alle azioni sismiche orizzontali ci pensano i collegamenti. I collegamenti sono gli elementi più importanti della struttura da verificare. Collegamenti che devono essere fatti tra impalcato e solaio, tra impalcato e pareti e tra parete e parete. Il tutto ovviamente unito da apposita carpenteria metallica. Questa si chiama all down perché ha proprio la funzione di resistere alle azioni di trazione e di compressione per il ribaltamento, nonché alle azioni di taglio. Durante le mie ore di docenza sull'ingegneria del legno, mi piace moltissimo ai corsisti e ai ragazzi presenti raccontargli alcune pillole, cioè come si sfatano i falsi miti sul legno. Ho raccolto un po' di domande che i committenti mi facevano. Partiamo dalla prima domanda. La casa in legno brucia, quindi non la faccio. Allora, attenzione, il cemento armato brucia, l'acciaio brucia, la muratura brucia. Il legno però, a differenza di tutti gli altri materiali strutturali, quando si incendia non perde la sua resistenza, ma si riduce di sezione. Quindi ha un comportamento ben diverso, per esempio, dal cemento armato, per esempio dall'acciaio. Il legno ovviamente deve essere protetto nel caso in cui ci fosse la necessità di proteggerlo proprio per la resistenza al fuoco. Quindi il comportamento è esattamente analogo agli altri materiali strutturali. Cerchiamo di sfatare un altro mito. Il legno marcisce, quindi dopo un po' viene giù. Attenzione, il legno, quando viene posato in cantiere, e lo potete anche vedere, deve essere posato con tutti gli accorgimenti possibili proprio per evitare le risalite dell'acqua o il contatto diretto del legno con il terreno. Voi vedete che la parete portante del legno non appoggia mai direttamente sulla fondazione,
ma su dei moretti in cemento armato sopra elevati, sopra i quali vengono poste proprio anche delle guaine. Il legno non viene mai lasciato a vista, quindi soggetto direttamente alle intemperie, ma viene sempre protetto. Quindi una buona conservazione del legname fin dalla prima posa fa sì di garantire un materiale eterno ai fini della costruzione. La cosa importante, ma non c'è nulla da stupirsi, è un corretto piano di manutenzione. Come tutte le parti portanti di un edificio, il piano di manutenzione deve dire ogni quanto tempo deve essere casomai visionato un elemento strutturale, un fissaggio, un collegamento, vedere se c'è la necessità di passare eventuali tinte protettive e così via. Ma non c'è da stupirsi, queste cose andrebbero fatte anche per dei normali infissi delle finestre. Altro mito da sfatare: con gli edifici in legno si può progettare solo case basse, perché case a molti piani crollano. Allora, in Italia, per esempio, in via Cenni a Milano, è stato costruito un edificio a 9 piani completamente realizzato in pareti Ixlan. E pensate che il Giappone, che è il paese noto a tutti di alto rischio sismico, già da qualche secolo costruì le prime pagode, che erano edifici religiosi, dell'altezza di qualche centinaio di metri, completamente in legno, e tuttora sono perfettamente visitabili. Perché il legno, e lo ripeto, la sua leggerezza, la natura stessa che ce lo fornisce, fa sì di avere elementi singoli, costruttivi, molto duttili, che uniti assieme in macro elementi costruiscono un edificio sicuro, leggero, rapido e competitivo. L'utilizzo della VMC negli edifici in legno è diventato praticamente indispensabile, non solo ed esclusivamente per riscaldare o raffrescare un edificio, ma proprio perché questa macchina permette anche la deumidificazione, che è uno degli elementi principali, diciamo, del comfort abitativo, perché in un edificio è deumidificato in maniera corretta a un 40-50% di umidità, 26 gradi, si riesce a vivere in maniera estremamente confortevole. Nell'edificio non, diciamo, deumidificato, con una temperatura interna di 26 gradi ma con un'umidità residua del 90%, diventa non confortevole, diciamo, viverci. Pertanto l'uso della VMC da noi è reputato indispensabile. Non solo, mettiamo un edificio che è costruito non in una zona agricola come questo ma in città, impone i serramenti tenerli chiusi il più possibile, perché in un edificio noi apriamo le finestre, diciamo, in una zona, in un ambito non rurale, e immettiamo nell'ambiente smog, caldo, freddo, rumori, tutte cose che destabilizzano il comfort. Invece la VMC elimina completamente tutta questa problematica. Io vi ringrazio per la vostra attenzione, per averci seguiti, e vi ricordo che l'Istituto Professionale Edile di Bologna è sui social, dove potrete sempre restare aggiornati sia sulle attività dello stesso Istituto Edile sia sulle novità provenienti dal mondo delle costruzioni. Inoltre vi ricordo che su YouTube, al canale Edilicom, potete seguire tutte le nostre puntate con i nostri approfondimenti. Vi salutiamo, vi ringraziamo ancora per la vostra attenzione e vi diamo appuntamento alla prossima puntata.